what it's all about. Hey there, tourist lady, come on over here, it's shady. Welcome to Hawaii, name. Give aloha, share a smile, dance the hula for a while. The more we give, the more we get, it's true. Live aloha, everyone, my island home is so much fun. The more we give, the more we get, it's true. Me and you. Sunny skies, I welcome you to paradise, whoa. You may never wanna go home. Tamin Head and Waikiki, waterfalls so much to see and more. You can't find them in a store. Aloha, share a smile, dance the hula for a while. The more we give, the more we get, it's true. Sono le 2:25 di notte e noi siamo svegli. Per domani abbiamo un bel programma. Sì, sono tanto emozionato. Sì. Non vediamo l'ora. Abbiamo tante cose da vedere. Sì, abbiamo tante cose da vedere. Questa è la nostra colazione con due sandwich, uova strapazzate, pomodoro, insalata. Ok, e il mio caffè è 100% Kauai e il suo 100% Kona. Com'è? Hai assaggiato il... no, ancora no. No. Sono curiosa. Qua attorno è proprio tipico loro. Sorriso di Ale. Ipo. Guarda che bello qua attorno, è bellissimo, molto naturale, molto wild l'isola, infatti la chiamano The Garden Island. Siamo partiti da Wailua, dove abbiamo l'hotel, e siamo qua, c'è l'aeroporto Liue e noi siamo qua adesso. Volevamo fare questa strada qua, andare giù, anche qua sarebbe bello, Old Koloa Town e Apoipu, salire e andare fino a Port Allen, dove prenderemo la nave. No, adesso ci fermiamo a sud dell'isola a vedere, oggi vediamo la parte sud. Comunque qua i limiti non è come negli Stati Uniti. Cioè se qua il limite è 30 miglia orarie, la gente va a 50 miglia orarie, cioè 40 all'ora in più. Tosi. Non c'è polizia, non ci sono controlli, qua ognuno fa il cazzo che vuole, io fora per fora e hawaiano. Le torrette come Baywatch. Ah, è vero. Tutte zone per fare picnic. Qua siamo a Puipu.
got all free. Thank you very much. You're welcome. I saw it's orange plants, is native plants from Hawaii. Like mango, all this cedar tree. It's not from Hawaii. Okay. Mango is not from Hawaii. Okay. A lot of things is not from Hawaii, was brought in. But coconut, yes. Coconut is from Hawaii. It's from Hawaii. Polynesia Islands. Okay. Yeah, they bring them in. So this is. And the chicken? The chickens. Why? There are some, many chicken. When had the hurricane, a lot of guys raised chickens, had run away, so they just keep on breeding. You know, like when you get crawfish, you get all the Iceland. Yeah, that's all we get chickens. I'd rather have chickens than bear, snakes, and lions. Yeah. Chicken eggs. Yeah. Oh my gosh, snakes. We need more bears, so we get chickens on. Okay. So that is good. Days until Saturday in Kauai. Siamo su un villaggio a Kukuila Village Center e ci sono negozi, ristoranti, bar, è molto bello. E qua è tutto curato, i giardini, le aiuole, è bello, tutto perfetto. Non siamo ancora riusciti a capire se è erba vera o erba finta. Boh, non si capisce. E là c'è un locale, quadra, che fa da mangiare dal 1849 e penso che andremo a mangiare lì solamente per rispetto che è 200 anni che fa da mangiare, insomma. Giustamente Ale. Pasticcino. Ci va meglio. Mi tocca i coglioni. Eccoci, allora adesso siamo a nord dell'isola, stiamo andando a vedere il faro che forse si vede qua, sì, è sì. Qua, proprio qua, e lo raggiungeremo in macchina perché c'è anche un parcheggio molto vicino, c'è una vista spettacolare, bellissima. Una scogliera pazzesca, là ci sono le cicogne e gaviani, sì, qua.
e l'oceano ha un colore micidiale e si potrebbero vedere perfino balene, delfini, esatto, foche e tartarughe. Questa è Kauai. Questa è Ohio. Molokai, Lanai, Maui, bella anche Maui, Kalolen, e questa dove andremo noi la prossima settimana, Big Island, o, ovvero anche Isola Hawaii. Qua staremo noi a Kona, Kailua Kona, e l'altro è Hilo, dove c'è, in quella zona lì c'era il vulcano. C'è il vulcano, esatto. Penso sia filetto perché è tenerissimo. Io invece ho ordinato tre tipi di pesce che mi ha anche appena detto, ma non ricordo il nome. Uno, due e tre. E qua c'è un'insalata di bulgur buonissima con dei pezzi di mais e ananas e non so, delle foglie, delle verdurine loro. Holly's House of the Spirits. So this is where they got Moana from, I guess. It's when you die, your spirit comes to life. Amore. Ciao. Ciao.
siamo appena arrivati. Sì, è bellissimo. Ci siamo fatti comunque un giro. Sì, per zona. Abbiamo visto un po' di negozietti. No, è di qua, è di qua amore. La scala. Guarda, questa è la, sì, l'entrata del nostro stabile dell'hotel. Qua c'è il laghetto. Là. Che adesso vi farà vedere la Giulietta da vicino. Ecco qua. Con dei pesci grandissimi. Ecco i pesci. Questo hotel è molto bello, un resort. Dicevamo prima con Ale che... Ci è andata bene, sì. Faccio. Welcome home. Eccoci. Siamo in camera. Adesso possiamo... Questa è la nostra vista fuori. Molto bella, abbiamo il terrazzino. Quella sul totem. È vista totem. Avete visto questa bamboletta, sì, che ha comprato la Giulietta? Che bella che è. Like with the shave ice, you eat it first and then really drink your okay. Vodka, then you just slurp it like soup, or you take a straw to it, however you want to do it. Allora, qua stiamo andando verso il vulcano, quello che ha fatto il casino, e c'erano cartelle che ho scritto in alcuni punti di non fermarsi, e non si sa perché c'erano magari zampilli di fuoco, possibili zampilli di fuoco. Su alcuni punti c'era velocità minima 30 miglia orarie, e... però abbiamo visto anche uno in bicicletta. C'era anche fog zone. E c'era fog zone. E l'aria sapeva da zolfo. E allora noi abbiamo chiuso i finestrini e messo il ricircolo dell'aria, perché non si sa mai. Io sto guidando la mia Mustang che ha 10 marce. Ho provato a mettere manuale con le palette al volante. Se si vede qua. Ha le palette dietro al volante. E 10 marce. Spettacolo. Mai provato una macchina così. 0-100 in 4 secondi. Siamo arrivati a più di 200 all'ora tenendo accelerato 5 secondi. Ho fatto un sorpasso, pazzesca. And fold down. Fold down. Allora, ci sono appena arrivati i nostri due piatti. Il mio è buonissimo.
Qua c'è riso con non so cosa, una specie di frutto qua in mezzo. Qua c'è sashimi di tonno con la salsa di soia. Qua c'è pollo e pollo e pesce loro. Qua c'è mango e manzo con dell'erba tipica. Tu Ale cos'hai? Qua ho del riso con del riso di cocco e adesso ti dico com'è. Buono? Buono, molto gustoso, sa da cocco. Ananas arrostito, maialino delle Hawaii cucinato tipo sottoterra per 24 ore, pollo con spinaci tipo una zuppetta, questo non ne ho idea di che cosa sia. Qua c'è del salmone con delle spezie, molto buono, e la patata americana. Questo che ho assaggiato prima è molto buono, il salmone, buonissimo. Assaggia anche il maiale cucinato sottoterra. Che buono che è. Buonissimo. Buono. Assaggiamo questo. Questo fa schifo. Cos'è? Non lo so e non lo mangerò mai più. Voglio assaggiarlo. Tanti auguri.